Corso Buenos Aires, alla fine da Piazza Tomaseo. Oggi lunedì c'è stato un momento di silenzio in ricordo della lutto dei nostri concittadini morti e anche in questa zona ci sono stati gravi danni per tutti i negozianti e i residenti. L'acqua è arrivata anche negli scantinati a oltre un metro e mezzo e ci sono stati ingenti danni alle strutture, alle cose, ai negozi, i beni che non sono riusciti a salvarli, perché la piena, quando è arrivata anche qua, in un quarto d'ora, 20 minuti, ha portato via tutto. E quindi abbiamo negozi, che soprattutto quelli che piacciavano in piazza Tomaseo, hanno avuto l'acqua fino a oltre un metro all'interno, ma anche il Corso Buenos Aires è stata rovinata, soprattutto qui sotto che scorre il Rio Caffa ne paghiamo un pochino le conseguenze, perché queste antiche e bei palazzi genovesi purtroppo hanno ancora la terra sotto e quindi abbiamo una situazione che è difficile. Ringrazio a nome così di tutti i commercianti locali, anche i giovani che sono venuti qui, genovesi, sono proposti per aiutarci, tanti hanno dato una mano, non soltanto nelle zone più disastrate, perché qui dobbiamo ritenerci quasi fortunati, ma anche per ogni piccola attività qui i danni sono ingenti per tutti, e quindi chi ha subito danno ha subito un forte collasso anche economico.